Salve a tutte e tutti che mi seguite da così tanto tempo. Stiamo per arrivare alle 70.000 visioni. Bene, non potevo mancare a fare un altro video. Per ragioni di forza maggiore ho dovuto aspettare del tempo per farne un altro. Ho avuto degli impegni, ma vi ringrazio a tutte e tutti voi di seguirmi. E quindi rimando un caloroso ringraziamento a tutti quanti di guardare i miei video e di votarli e di apprezzarli come fate. E niente, ci sono molte notizie che vorrei commentare a tutte e tutti voi. In questa settimana cercavo di mettere ordine alle mie idee per produrre del materiale migliore. Come potete vedere, c'è il mio quadernino e ho iniziato a scrivere degli argomenti per cercare di condividere con voi le mie idee. Per il momento ho scritto un po', però poi un'altra cosa è ordinare tutto. Per creare del materiale, quindi fra poco, in questione di giorni, ci saranno delle sorprese nel nostro canale Sant'Eggian. Beh, per intanto, come dire, la politica mi supera, mi lascia senza parole. Con Matteo Renzi che fa vedere ogni volta che va a parlare in pubblico che lui sì che ce l'ha l'iPhone. E poi che cosa ce ne possa fregare a noi, non lo so. Non so mai come mi filma il cellulare Nokia Asha 302. Ma allora dicevo, a noi che cosa ce ne può fregare che c'ha l'iPhone? Poi ogni volta che vuole dire che ci sono delle imprese degne di merito, cita il successo della Apple, cita come siano esitosi gli iPhone, che fra l'altro io preferisco gli smartphone con Android, e non mi sembra che ultimamente si sia innovato molto l'iPhone. E poi, naturalmente, quando deve parlare dei suoi meriti e dei suoi successi, cita a Stephen Jobs dell'Apple. Vabbè, però è morto e lui è ancora con vita. Allora mi sembra che la similitudine è un po' forzata. Poi, che dire, non ho più saputo nulla di quello che sarebbe successo fra Michele Santoro e Marco Travaglio. Ho fatto dei video commentando a caldo la cosa. Io non so perché certe cose succedano nel giornalismo italiano, perché veramente quando due giganti del giornalismo si scontrano così, quasi quasi sembrano dei nani. Comunque, dovrò ritornare a parlare di quello che è successo fra Michele Santoro e Marco Travaglio. Visto il successo che ha avuto in particolare uno dei miei video a riguardo, e quindi non ho molto da aggiungere perché non ho delle novità. Come vedrete, è passata circa una settimana o due dall'ultima volta che ho fatto un video, non me lo ricordo perché intanto mi è cresciuta la barba e anche i capelli. Beh, non ci sono altre novità. Io continuo leggendo le opere di John Woodruff, alias Arthur Avalon, sul tantrismo indù e buddista, come vi avevo detto già nell'ultimo video. Poi non so se farò una serie di video dedicati al tantrismo, come mi aveva suggerito
nostro amico Pietro Trevisan, che lui si dedica alla esegesi biblica. E poi niente, le cose vanno avanti come sempre. Io mi sento a dovere ogni tanto di farmi sentire, perché voi mi seguite e non vi voglio abbandonare. Però niente, mi meravigliano le cose che dicono nei giornali. Adesso andrò a vederne uno della Rai, perché veramente danno dei bocconi di notizie, le danno a brandelli e non si sa mai perché non escono da certa parzialità. Ecco, io voglio fare delle letture anche storiche, quindi però devo ordinare del materiale, perché se lascio sciolte le riflessioni, poi magari dico qualcosa, ma vorrei produrre prima degli scritti per dire delle cose coerenti. E quindi niente, devo conciliare con lo scritto, non perché voglia leggere qualcosa poi per me scritto, ma per fare un promemoria. Per il momento invece non mi sono ancora organizzato, quindi però dicevo, la politica lascia attoniti, e io avevo prodotto delle suggerenze per il nostro amico Marco Travaglio. Poi vabbè, c'è il mistero di cosa sia successo a livello di geopolitica nella Repubblica Popolare di Kampuchea, però sarà in un altro video che darò delle informazioni al riguardo e porrò delle domande. Poi vabbè, stavo leggendo della vita di Berlinguer e di come si è cambiato il PD ultimamente, insomma, da quando è nato magari. Ci sono molti enigmi nella politica italiana anche. Ma forse andrà a finire che leggerò qualcosa di Dante Alighieri nel pomeriggio. Non lo so. Ma comunque vabbè, mando un saluto a tutte le mie amiche ed amici che mi seguono dall'Italia e da Casal Palocco in modo particolare. Non avendo più nulla da aggiungere, mi commiato da voi e quindi al prossimo video. Questo diciamo che è stato un saluto web a tutti i miei simpatizzanti e seguaci, che ringrazio di seguirmi, che state in aumento, che fra poco ci saranno le 70.000 visioni. Io spero di arrivare alle 100.000. Comunque grazie di seguirmi. E mi raccomando, se potete, diffondiate i miei video fra i vostri seguaci. Un saluto a tutti. Cercatemi in Instagram come Sant'Enchan. Attualizzo sempre ogni giorno il mio profilo. Quindi, come sempre, in bocca al lupo a tutte e tutti voi. Beh, a volte faccio dei video così per salutarvi ed accennare a dei temi, e a volte parlo di determinati temi. La cosa per me più importante è compartire quanto sento di condividere con gli altri, così come viene. Non pretendo fare cose eccezionali, però sono contento quando la gente mi capisce ed apprezza quello che faccio, anche con le limitazioni tecnologiche che ho. Quindi grazie a tutte e tutti voi per riporre la vostra fiducia e il vostro interesse in me, e al più presto cercherò sempre di fare delle cose interessanti. Poi accetto delle suggerenze. Se voi avete delle domande da farmi, dei temi che vi interessano,
dei libri di cui volete sapere qualcosa, io cercherò di informarmi e di dirvi qualcosa in merito. Anzi, vi invito a propormi degli argomenti così da darmi ispirazione. Questo lo dico soprattutto per chi mi segue e chi è iscritto al mio canale. Proponetemi dei temi, datemi dei suggerimenti e ditemi cosa vi interesserebbe sapere a voi. E io farò il mio meglio, per accontentarvi. Ciao!